Ma signorante, perché la gente comunque si aspettava da me un album tra virgolette imborghesito, invece no, io voglio stare sempre dalla parte dell'italiano medio e quindi voglio dire insomma l'italiano medio proprio in persona, che quando si sente una persona arrivata, quando si crede un realizzato, deve sempre pensare che non è un signore ma un signorante. Insomma, faccio autoironia sia su me stesso che sulla società odierna. Ma rispetto ai precedenti, questo album è il più completo di sempre, sia a livello di testi, di contenuti, di collaborazioni. Quindi sono contentissimo di poter finalmente presentare un album di cui sono fiero al 100%, e per questo album davvero ci ho lavorato tantissimo rispetto agli altri album, quindi anche magari mesi di lavorazione. È innovativo questo album perché comunque cerchiamo di fondamentalmente sperimentare e di insomma avvicinarci comunque a una realtà americana per quanto riguarda l'hip hop, e classico perché comunque fondamentalmente vuole rifarsi alle origini. Le collaborazioni comunque sono con Ozzuluu de 99 Posse, Neffa, Speaker Censu de Sangue Mostro, e quindi fondamentalmente c'è anche comunque una fetta di hip hop underground sia da parte mia che da parte degli ospiti nell'album, quindi è davvero un misto. È un album che racchiude vari generi, ma sulla copertina ci sono sei mie facce, ogni mio volto insomma rappresenta una sfaccettatura, un mio modo di essere. Sicuramente ogni faccia rappresenta un rock in particolare, io mi sento a mio agio comunque in tutte le mie versioni, perché comunque sono sempre me stesso. Ogni mia versione in questo album è tenuta da un filo rosso, che è quello lì insomma della mia persona, del mio carattere, che appunto raccoglie tutti questi vari momenti, questi vari modi di essere, ecco. Ma io alla fine sono sempre un'unica cosa, sono rocchino e insomma con tanta voglia di fare, di spaccare. Boh. Le produzioni dell'album, a livello musicale, sono diciamo state affidate a vari produttori diversi. Non mi andava di legarmi a un solo produttore, come ho fatto per tutti i miei album, insomma ho cercato sempre varie produzioni. Le produzioni vanno da Bassi Maestro, Esequo Ruffa, Valerio Nazzo, Danny DeVito Vool, insomma, eccetera, eccetera, Big Joe, quindi insomma vari produttori, Fabio Masta, vari produttori sia dal timbro comunque underground, che insomma alcuni dal timbro trasversale come THG, Ketra. Insomma non mi lamento a livello produttivo perché veramente ho scelto quello che volevo io e il tappeto insomma che volevo io per i miei testi. E quindi è un album ricco anche a livello di produzioni. Per fortuna in questo album ho avuto molte collaborazioni da parte comunque di artisti storici. Ho collaborato con Neffa, con Enzo Avitabile, eccetera, eccetera. Ogni collaborazione è a sé perché ho cercato di estrapolare dagli ospiti quello che serviva per questo album, quindi magari il lato più soul, il lato black delle persone. Sicuramente il featuring con Mario Biondi è una chicca perché comunque secondo me lui è il Barry White italiano e i rapper americani campionano Barry White. Noi in Italia abbiamo Mario Biondi e mi meraviglio come nessun rapper l'abbia mai chiamato prima in un disco. Poi altra collaborazione da menzionare è sicuramente quella con Enzo Avitabile, un brano introspettivo, e sono curioso di farvelo ascoltare.